Andiamo in Ucraina adesso, andiamo a Leopoli. Do il buongiorno a Simona Merlo della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno Simona. Buongiorno. Allora, noi come primo canale siamo stati dall'inizio dell'anno a fianco di Sant'Egidio proprio per la realizzazione di quello che all'inizio sembrava un po' un sogno, no? La partenza di questi tir carichi di generi alimentari per l'Ucraina. Ne sono già partiti due, un terzo partirà. Lei in questi giorni si trova proprio lì a Leopoli e ci possiamo far raccontare da lei come si svolge la distribuzione, ma anche partiamo da qua, qual è la situazione che ha trovato lì a Leopoli, Simona? Allora, la situazione, innanzitutto buongiorno e grazie dell'invito. Mi spiace che a Genova sia brutto tempo, qui una bellissima giornata di sole. E, la situazione qui a Leopoli è più tranquilla rispetto ad altre zone del paese, nonostante il fatto che negli ultimi giorni ci siano stati degli allarmi, quindi la notte le persone scendono nei rifugi. È comunque un paese in guerra e quindi anche zone come questa risentono fortemente di questo clima di guerra. Noi qui siamo al centro, oggi è giornata di distribuzione, 3 volte alla settimana qui vengono dati pacchi alimentari ma anche altri generi di prima necessità alle persone che vengono da altre regioni e che trovano qui un'accoglienza. A me colpisce tantissimo, mi ha colpita tantissimo di questo centro, non soltanto l'organizzazione veramente esemplare, ma il clima di accoglienza, di ascolto, di amicizia, di empatia per queste persone che vengono qui. E devo dire che è una bellissima immagine di un paese che già sta costruendo la pace e che questo centro è senz'altro un'oasi già di pace, ma non è una bolla, ma costruisce già l'Ucraina di domani. Può toccare con mano quanto siano importanti gli aiuti che noi mandiamo, cioè noi lo sappiamo, però quando si vede concretamente come questi aiuti arrivano alle persone e la gratitudine negli occhi delle persone, penso che questa è una grande spinta a continuare a lavorare dove noi siamo. Quindi io questo lo dico perché credo che anche il lavoro che voi state facendo come primo canale di sostegno ai nostri aiuti sia un lavoro importantissimo. Ecco, io questo lo vorrei veramente dire e lo sento profondamente. Ecco, Simona, dal punto di vista umano, personale, come hai trovato anche gli amici, gli altri volontari della comunità, insomma, con cui voi avete rapporti da anni? Io devo dire che ho una grandissima ammirazione per questi miei amici, a cui voglio tanto bene, con cui ci conosciamo da anni, ma il lavoro non è solo il lavoro che stanno facendo, ma come stanno affrontando questo periodo terribile di guerra. E questa è una grande ammirazione, credo anche un grande insegnamento per noi che siamo tante volte abituati a lamentarci delle difficoltà che incontriamo, penso anche vere, è un periodo, è un tempo anche difficile, penso per tutti, però credo anche che ci sia molto da imparare e che questo noi. È una cosa che io penso che mi porterò a casa. Già lo sapevo che questi amici sono molto in gamba, però vedere quello che stanno facendo e come lo stanno facendo e come stanno vivendo, credo che sia davvero un grandissimo insegnamento. E poi un'altra cosa che voglio dire, che mi ha molto colpita, sono le persone che aiutano al centro, perché sono esse stesse profughe, che aiutano altri profughi. E quindi noi spesso diciamo in comunità che non c'è nessuno così povero da non poter aiutare un altro povero, ma questo qui si vede e si tocca concretamente. Mi ha colpito poco fa una signora che è venuta
e che appunto ha detto il luogo da dove proviene, e la volontaria che la stava aiutando veniva dalla stessa zona, e quindi hanno detto siamo vicine, e qui davvero si confonde chi serve e chi è servito, ecco, come un'altra cosa che noi abbiamo imparato in comunità, e questo lo si vede in maniera molto molto concreta. E poi diciamo i nomi, no, delle città in guerra che noi sentiamo, no? Le città occupate, Kramatorsk, Kherson, ecco qua sono luoghi di cui abbiamo imparato i nomi, ma diventano volti di persone, diventano storie concrete, e quindi ecco, dietro a questi nomi ci sono delle storie molto molto dure, e anche qua c'è molto da imparare proprio nel modo comunque in cui queste persone affrontano la situazione, e anche la loro grandissima gratitudine per il lavoro che la comunità sta facendo. Grazie. Grazie a Simona Merlo, comunità di Sant'Egidio, per averci raccontato con gli occhi, insomma, da chi è partito da Genova pochi giorni fa, che cosa ha visto, che cosa ha trovato, ma anche per raccontare a voi telespettatori che avete aiutato così in tanti la comunità di Sant'Egidio rispondendo all'appello di Primo Canale, insomma, che fine fanno i vostri aiuti. Vedete? In sovraimpressione, sant'egidioliguria.org 010 2468 712, mentre vediamo proprio in questo video Simona preparare questi sacchetti, insomma questi pacchi che vengono consegnati proprio alle persone che si trovano in difficoltà. Grazie mille Simona per la tua testimonianza. Grazie a voi, grazie per il vostro sostegno e per il vostro aiuto.